plebisciti del Brucaro, soprattutto. Nei giorni scorsi, subito dopo l'assoluzione della sindaca di Roma, il vicepremier Di Maio ha sferrato un attacco molto pesante agli organi di informazione per le bugie che si dicono attraverso i giornali, le radio e le televisioni, e questo sappiamo che spesso succede, soprattutto quando ci sono di mezzo gli intrecci sulle carriere e gli interessi economici da parte di chi governa e di chi fa informazione. Io penso di dire sempre la verità e non mi preoccupo di essere critico e severo sugli argomenti che tratto, tanto più se sono suffragati dai dati di fatto e da testimonianze fuori discussione, come quella del direttore della Svimez, che in poche battute dà il senso compiuto delle accuse che tante volte ho rivolto ai nostri governanti, considerandoli come traditori della gente e dei territori del sud. Serve più Stato nel Mezzogiorno e serve più efficienza della pubblica amministrazione. È certo che è così, come dice il direttore Luca Bianchi, e che occorrono queste cose, ma proprio per questo non bisogna esitare, io dico senza mezzi termini, a mandare a quel paese questi nostri rappresentanti che nel mentre si calano le brache sulle grandi opere da realizzare tutte al nord o sulla finta autonomia lombardo-veneta, che è una secessione di fatto da parte dei territori più ricchi, hanno pure la faccia tosta di presentare come un grande risultato il fatto che forse entro la fine del 2019, cioè dopo che Matera, capitale della cultura, sarà finito, il collegamento tra Bari e Matera ridotto a poco più di un'ora di tempo. Scusate, ma di quale alta o media velocità si sta parlando per percorrere circa 50 km di distanza, e di quale attenzione si tratta se a fine anno il Frecciarossa sarà soppresso in Basilicata, a meno che la regione non stanzi un finanziamento per mantenerlo, ovviamente con i soliti fondi europei gestiti impropriamente, utilizzati per amicizia, convenienza o ubbidienza, come stanno facendo alcuni comuni con l'adesione al rischio danno erariale a costituende società su progetti sub iudice al TAR, che rappresentano uno spaccato di quanto sia necessaria una iniziativa politica di segno ben diverso da quello che abbiamo conosciuto. Fra poco, nonostante i tentativi di rinviare quanto più possibile la data, si voterà per le elezioni regionali e già avanzano non poche proposte su cui bisognerà riflettere attentamente. Io ho partecipato all'avvio della fase costituente Basilicata Chiama per la costruzione di una coalizione di alternativa che non deve avere nulla a che fare con chi ha governato e ha provocato questo disastro. E non guasta specificare che non mi guida nessun particolare motivo e tantomeno la voglia di candidarmi, che la escludo fin da adesso, ma soltanto quello sì l'impegno per riappropriarci di un destino migliore che, perché no, ci siamo detti con Pino Aprile, potrebbe essere disegnato proprio da un popolo di formiche, magari terroni e briganti, che è molto meglio di queste bande di impomatati signorotti. Un caro saluto a tutti, scrivetemi info@nicolamanfredelli.it. Ogni venerdì su radiotour.fm alle 6.50 e in replica alle 18.50 il taccuino di Nicola Manfredelli, presidente del movimento Lucania Viva. www.nicolamanfredelli.it